però riguarda la natura. La natura per me è tutto ciò che respiro e camminando non soltanto negli ambienti, ma anche quello che gli ambienti portano, memoria, ricordi. Anche una panchina fa parte della natura, il paesaggio stesso. Ci sono le case e c'è la parte, diciamo così, delle montagne piuttosto che del mare. La natura è tutto, sono io, sono dentro la natura. La natura, senza la natura non ci sarebbe niente. C'è forse la punta di una matita, quello che matita e cuore attraversano e vanno direttamente sul foglio, questo grande schermo bianco dove la parte emozionale, la parte delle proprie conoscenze, delle proprie verità, quello che proprio in un qualche modo la natura ti porta ad esprimere. Una delle cose più complicate ritrarre appunto la natura, non tanto così nella fedeltà del paesaggio, no, con tutte le varie, ma piuttosto proprio la parte spirituale, trovarsi dentro un determinato luogo dove la natura ti investe e cercare di essere dentro questo spirito. Bisogna non farsi alle volte travolgere e cercare di essere più istintivi anche, non so, penso sia così. Beh, le immagini parlano attraverso le emozioni che vogliono suscitare, almeno per quanto mi riguarda. Mi interessa sempre un'immagine che abbia a che fare con la parte emozionale, proprio come la natura, che alle volte è magnifica, altre volte tragica. Queste due realtà assolutamente che lavorano insieme. L'illustrazione per me è tutto, nel senso che è la possibilità di narrare e di raccontare. È assolutamente un percorso che ho voluto fortemente. Venivo dalla pittura, quindi un ambiente completamente diverso. Ho avuto proprio una necessità di sviluppare la parte illustrativa per mettermi proprio in relazione con la narrazione, ed è una cosa magnifica trovare questo ritmo all'interno di un libro nel quale magari io sto lavorando. Questa è la tecnica che io uso, una tecnica tradizionale, su carta satinata, quindi una carta sostanzialmente molto delicata, molto liscia. Lavoro sia in acquarello, pastello, mescolando un po' le tecniche. Non utilizzo il digitale perché non ne ho assolutamente la competenza. Vengo da una scuola di restauro, quindi probabilmente anche il senso della materia è una cosa che mi è sempre piaciuta, e quindi mi mantengo su quella, insomma, che conosco. Le sfide di un illustratore sono anche far fronte alla propria timidezza. Normalmente si è abituati a lavorare, almeno per quanto mi riguarda, molto, molto in solitario, quindi lo spiegarsi è sempre ovviamente un processo complicato. Però a parte questo, ovviamente che fa parte di una personalità, in questo caso la mia, per il resto insomma le sfide sono tante, sono quelle insomma di cercare di mantenere anche una propria coerenza, non a livello di stile diciamo, ma più che altro su quelle che sono le idee per le quali ti sei battuto, e questa è una grande sfida soprattutto di questi tempi.
Io arrivo all'illustrazione in un'età più tarda rispetto a tanti altri miei colleghi. Ho difeso tantissimo questa mia libertà di espressione, questa mia modo di questa cifra stilistica che in un qualche modo ha avuto anche una controtendenza, insomma, perché lavorando poi tra l'altro anche in tradizionale. Le sfide ci sono quotidianamente, ci sono come per tutti, cercare di non farsi travolgere, mantenendo io penso, una buona umiltà e soprattutto di essere grati anche a un pubblico che ti vuole bene, questo sì. Ci sono tutti i giorni, c'è un cassetto pieno di desideri, vorrei realizzare tantissime cose, tanti racconti, come dire, vorrei leggere tutti i libri della mia libreria che è grandissima. Affronto le cose ogni volta con uno spirito molto. Sono un entusiasta, insomma, amo la progettualità, mi piace progettare insieme all'editore piuttosto che magari a qualsiasi altra situazione che mi capiti di dover mettere in atto il mio lavoro. Non lo so, forse perché no, magari tanti me l'hanno detto che il mio lavoro sarebbe molto bello fatto in animazione, chissà, magari ci proverò. Quando ho un po' di tempo ci proverò sicuramente, però insomma sì, mi piace sempre comunque rinnovarmi e trovare nuove sfide. Sono una persona molto curiosa anche.